parlarvi del mal di testa, che pensate è il disturbo che colpisce più persone nel mondo, in alcuni casi crea proprio delle patologie pesanti, invalidanti, ci sono delle cefalee a grappolo che proprio veramente schiantano le persone con dei dolori incredibili, però adesso sembra che sia arrivata una cura rivoluzionaria, in fase di sperimentazione la stampa l'ha definito il vaccino per le migranie, noi vogliamo parlarne con Piero Barbanti, primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Sei di Roma, bentornato Piero. Grazie, ciao Zeba. Allora, esiste davvero un vaccino, come è stato detto, per le migranie? No. 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 Diciamolo subito in maniera molto chiara, è una cura rivoluzionaria, ma non è un vaccino. È una cura rivoluzionaria perché fino adesso l'emicrania è stata curata con roba riciclata, farmaci antiaritmici, farmaci per la depressione, farmaci per l'epilessia. Questa è la prima molecola nuova da 40 anni a questa parte e ha dei meccanismi d'azione che ci lasciano sperare moltissimo per il contenimento di questa patologia pesantemente disabilitante e così diffusa anche nei giovani. Ecco, come funziona questo farmaco? Molto semplicemente, è un anticorpo che si inietta sotto cute, attualmente è come sperimentazione clinica, non è nelle farmacie, quindi è ancora sperimentazione, certo. Ed è un cecchino che entra nell'organismo e va a scovare una sostanza che ha un nome difficile, CGRP, che è responsabile della dilatazione delle nostre arterie cerebrali. Pensa, dilata 100 volte più delle prostaglandine. Arriva, la spazza via e in qualche maniera neutralizza l'eccesso dell'attività del trigemino, che è un nervo molto nervoso, tra virgolette, durante l'attacco emicranico. Ecco, quindi si inietta questo killer, diciamo, no? Questo spazzino, inietta, sì, questo cecchino guidato sotto cute mensilmente per un periodo di 6 mesi. Noi aspettiamo dei grandi sviluppi nei prossimi 3-4 anni. Ecco, quindi insomma sembra che ci si sia arrivati a trovare un farmaco specifico. E questo sicuramente novità, sì, no? Perché è stato trovato l'obiettivo su cui utilizzare l'anticorpo. Prima si brancolava un po' nel buio, si usavano vasocostrittori, derivati dell'ergotamina, ecco. Quando addirittura non calmanti, perché l'emicrania era considerata una malattia da stressati, cosa che non è vera. Non è vera. Chi è che potrà fare uso di questa cura? Solo gli emicranici cronici, che non sono quelli che hanno il mal di testa da tanto tempo o tanto mal di testa. Emicranici cronici sono quelli che hanno da 15 a 30 giorni al mese di mal di testa tutti i mesi. Quindi chi ci ascolta lo capisca bene, non va bene per uno che ha 2 attacchi a settimana, che pur sono tanti. Ricordiamoci che questo blocca una sostanza fisiologica e questo è possibile e legittimo solo in chi ne abbia veramente bisogno. Ecco, perché l'emicrania può diventare cronica? L'emicrania diventa cronica quando viene fecondata da un fattore cronicizzante, che può essere l'obesità, il russamento, fattori di vita stressante, ansia, depressione, pressione alta. Il paziente e il medico devono dipanare la matassa, trovare cos'è che l'ha cronicizzata e lavorare in due. In questa maniera i risultati possono Perché essere molto buoni. Perché oggi cosa si usa per l'emicrania cronica? Oggi per l'emicrania cronica l'approvazione, l'AIFA l'ha concessa per una sostanza nota a molti, che è la tossina botulinica. La tossina botulinica 20 anni fa fu scoperta casualmente da un otorino. No, era scoperta da molto tempo, ma si accorse che le sue pazienti tornavano senza rughe sulla fronte e dicevano: caro dottore, ma io non ho più mal di testa. Facciamo breve la storia, attualmente c'è questo protocollo di introduzione della tossina in oltre 30 punti muscolari della testa, del collo, della fronte, delle tempie, per ogni 3 mesi, per un certo numero di mesi, e non funziona perché rilassi i muscoli, ma perché ipnotizza le terminazioni nervose, dicendo, come se loro fossero il picciotto, di al mandante di stare buono perché da qui non passi. Ecco, invece chi ha il mal di testa molto frequentemente? Chi ha mal di testa molto frequentemente ha delle cure preventive che sono codificate, ci sono anche cure non farmacologiche, ci sono per esempio cure con alcuni particolari integratori derivati dal ginkgo biloba, la vitamina B2 ad alto dosaggio, il magnesio, il partenio a derivazione interamente vegetale. C'è, direi, una cura, non dico per ogni soggetto, ma certamente per le diverse forme di mal di testa. Ecco, e poi ci sono degli strumenti, no? Che non sono farmaci moderni. Ci sono, questa è la novità degli ultimi 4-5 anni, questi che facciamo vedere in questo momento, sono due strumenti, prima cominciamo con questo, che servono per stimolare in maniera non cruenta, non cruenta, i nervi periferici, in questo caso del collo, il nervo vago. Così facendo la stimolazione blocca il piano perverso del meccanismo del dolore, lo sgambetto e lo blocca.
Ci sono studi che dimostrano l'efficacia nella prevenzione della cefalea a grappolo e anche nella prevenzione dell'emicrania cronica. Quindi nella prevenzione. Questo è per l'emicrania cronica, non per uno che ha mal di testa. Questo serve in realtà, e ci sono tanti studi in cui noi stessi siamo stati coinvolti in ambito internazionale, per spegnere l'attacco. Spegnere. Quindi una doppia implicazione, okay. Prevenire e spegnere. E l'altro invece? Quest'altro strumento, che è uno strumento validato anche questo scientificamente, viene utilizzato per prevenire l'emicrania. Si indossa sulla fronte, io ho sempre detto come un cerchietto, una mia collega ha detto come un diadema, è vero, sì. Il diadema si porta sulla fronte, il cerchietto sì. Troppo in alto. 20 minuti tutte le sere, stimola le terminazioni trigeminali della nostra fronte che vengono indotte a più miti consigli, vengono desensibilizzate. E quanto bisogna tenerla? 20 minuti per una durata di 4 mesi. Come vedi, quello che è il messaggio magari per chi ci ascolti e abbia mal di testa, non c'è una pillola che guarisce il tuo problema, ma ci sono 1000 approcci che in mano a un buono specialista e integrati e seguendo le linee guida scientifiche, senza magie, ti possono aiutare. Ma esiste la chirurgia dell'emicrania di cui alcuni parlano? Allora, la chirurgia dell'emicrania deve essere vista con estrema cautela. La risposta è sì. Ci sono alcuni studi che dimostrano che si può inserire un neurostimolatore, lo vedi qui, che va a pescare nei nervi grandi occipitali del nostro collo e che serve a rendere il circuito del dolore meno attivo. Ma attenzione, ci sono purtroppo colleghi che senza seguire logiche scientifiche e senza spiegare bene al paziente lo consigliano di fare interventi irreversibili, per esempio il taglio dei muscoli frontali. Ebbene, consiglio a chi ci ascolta, noi abbiamo una grandissima tradizione del mal di testa, chiedono al medico cosa fa, qual è l'evidenza scientifica, si facciano mettere nero su bianco che la procedura è validata scientificamente e poi si affidino allo specialista di turno. Perché invece ci sono troppi interventi che vengono proposti e non sono utili. Da noi arriva gente che è stata operata in varie parti della testa, gente che è ricorsa alle più strane manipolazioni del collo. Il collo non causa mai mal di testa, questa è una leggenda che farà fatica a morire. E i nostri poveri pazienti, più che metterci la buona volontà e girare i centri cefalee, cosa possono fare? Certo. Chiedere qualcosa di scritto. Grazie, grazie al professor Piero Barbanti, di Roma, sullo scientifico della sala televisiva di Roma. A voi che ci avete seguito, da noi è la tela chiusura.